Allora, mi raccomando, sta per iniziare questa premiere. M'ero scordato di dirvi all'inizio, ma faccio questo post data all'inizio, che io faccio tutorial anche on demand. Questo lo faccio proprio perché lo sto per fare io questa cosa per me. E allora, ogni cosa che io faccio, faccio un video tutorial affinché voi la potiate fare meglio. Però, se voi volete dei video on demand, compratevi un super grazie, abbonatevi al canale e così mi potete richiedere qualche tema, perché con il super grazie si evidenzia il commento sotto il video, questo o qualsiasi altro. E poi partecipate, adesso che inizia la premiere, con una super chat o uno sticker alla chat di questa premiere, in modo da richiedermi quale video volete che faccia in un futuro. Oppure da evidenziare il vostro intervento nella chat con un super chat o uno sticker. Adesso, qua accanto, che va in onda questa premiere, su come è un video tutorial di come riempire di sabbia la base in plastico di un ombrellone da sole, da spiaggia, da giardino o da pioggia. Arrivederci, buon divertimento. Come riempire la base in plastico di un ombrellone con della sabbia o dell'acqua perché possa sostenere poi l'ombrellone da sole o da pioggia. Io adesso vi farò vedere il procedimento col quale potremmo riempire con sabbia la base in plastico di un ombrellone da spiaggia o da sole, diciamo, da casa. E quindi adesso passiamo a vedere questo mini tutorial che vi piacerà molto, perché poi di questi tempi sarà molto utile col vento e la pioggia. Basta. Ecco qua il nostro piede di ombrellone in plastico. Qua c'è della ghiaia, ma non è il caso di metterci ghiaia. Che noi ci andiamo a estrarre il tappo e procediamo al riempimento con sabbia. Ne ho abbastanza come per riempire tutta una stanza. È così che si fa. Li cantano, il mio cane abbaia. Probabilmente avrete già visto video del mio cane, se no vi invito a farlo. Poi appare molto ultimamente nei miei short. Naturalmente non potrò farvi un tutorial di come mettere l'ombrellone nel piede perché mi filmo io stesso, quindi quello che succede che se mi filmo da me non posso reggere il cellulare. Certo, potrei mettere il cellulare su un tripode, ma penso che anche da voi abbiate capito che l'ombrellone si mette qua. Poi nel caso in cui la zampa dell'ombrellone sia troppo grande, sì, adesso qua, ecco, si estrae. Adesso non mi viene proprio, si è incastrato. Ah.
quando uno vuole fare qualcosa, fino a ieri si riusciva a fare, ma va bene, questo si può estrarre. Mi piacerebbe fare 8 minuti così, ma poi intanto bisogna agitare perché si va riempiendo. Bisogna agitare sapore di sale, sapore di mare. Che hai sulla pelle, che hai sulle. Vabbè. E così si va avanti. Ecco, questo per rendervi un'idea, no? Di quanto monotono che sia tutta sta roba. Però va fatto. Fatto va fatto, insomma, come va fatto. E quindi non vi farò vedere proprio tutta la procedura perché magari vi stancate. Ma intanto cerco di andare avanti per fare 8 minuti. E voi sapete perché voglio fare 8 minuti, no? Lo sapete? Ecco, guardatevi 8 minuti di questo video. Perché dovete capire bene cosa si nasconde dietro questa tecnica. Poi ho il video. Lo carico in 4K plus o ultra. Insomma, dopo il tutorial di come armare un presepe, che cosa potevo fare? Un tutorial di come armare un ombrellone, il piede di un ombrellone, di come caricarlo di sabbia. Per stare d'inverno in giardino sotto la pioggia. Ogni tanto. Bella zappata di te di sabbia. Purtroppo non se ne può mettere di più alla volta, ma come dire, io riesco a fare di ogni mia attività. Un tutorial. Io qualsiasi cosa che faccio insegno sempre agli altri. Io ho preso un po' da Cicalone Simone e anche da che ho preso dal cuoco che seguo sempre. Adesso c'ho un lapsus. Magari sapessi come si trova Mario Circello. E
non mi ricordo il cuoco che seguo sempre, come si chiama? Mi sembra Mimmo Corcioni. Mimmo Corcioni, sì, il cuoco che seguo sempre. Mimmo Corcioni. Beh, vabbè, vi risparmio un'altra mezz'oretta di video. Vi saluto. Grazie per aver guardato questo video tutorial di come riempire di sabbia la base in plastico di un ombrellone, tanto da spiaggia come da giardino, tanto per la pioggia come per il sole. E questo è stato un altro mio estemporaneo tutorial, perché io faccio tutorial ogni cosa che faccio, perché così aiuto gli altri a farle meglio le cose che io faccio, cioè farle come le faccio io, capito? Non come le fate voi alla Carlona, ma come le faccio io. Allora, se avete bisogno di altri video tutorial, li faccio anche on demand, però attivate qua super grazie, abbonatevi al canale oppure se potete qua partecipate con una super chat o con uno sticker e io vi rispondo, però ve lo dico adesso che vabbè farò un brano da mettere prima. Arrivederci. Alla fine sono riuscito, vedete, vi volevo far vedere che se la base dell'ombrello è troppo grande, voi riuscite a sfilare questo e lo mettete direttamente qua l'ombrello, forse perché c'era della sabbia, non usciva. Vedete che va a incastro? Quelle due aperture vanno per queste due alette. Si mette così, combaciando, e poi si gira da una parte, da un'altra e si incastra. E poi è un po' difficile levarlo, ma meglio, perché altrimenti sarebbe un disastro. Oh, almeno ve l'ho potuto fare vedere, no? E adesso cambierà la vostra vita. E come abbaia il mio cane. Si vede che passerà qualche cane nella strada.